Buongiorno, sono Laura Antichi. Questa è una premessa sulla didattica a distanza come avvio dell'anno scolastico 2020-2021. La DAD è una risorsa per la didattica digitale integrata di settembre. La DAD è stata una scelta obbligata dopo il lockdown Covid-19. Si disse già allora che sarebbe diventata didattica integrata nel momento del rientro a scuola e così è stato. Cito l'ordinanza del 28 marzo 2020 e la nota protocollo 388 del 17 marzo 2020. Quindi la DAD rappresenta quella parte della didattica che si svolge online anche nella ripresa di settembre con la didattica digitale integrata. L'approfondimento della DAD è importante perché le classi, per il momento solo la secondaria di secondo grado, probabilmente si sdoppieranno oppure turneranno tra didattica in presenza e didattica a distanza per evitare l'effetto classi pollaio. Perché è l'alternativa alla presenza di un nuovo, in caso di un nuovo lockdown. Rappresenta il lato online della didattica in presenza, come definito dal nome della didattica digitale integrata di settembre 2020. Quando si parla di didattica digitale, si fa riferimento al fatto che nella classe reale devono essere usati gli strumenti tecnologici, ad esempio applicazioni, repository, documenti condivisi, piattaforme ed altro. Non è un caso che nella situazione, che nella istituzione della didattica di settembre il MIUR parli di digitale nella DDI. La preoccupazione è che il ritorno alla cosiddetta normalità non sia un ritorno a pratiche didattiche tradizionali senza ricorso alle tecnologie guadagnate nell'insegnamento durante il lockdown. L'esperienza della DAD ci proietta a considerare che la didattica in ogni caso non può più fare a meno degli strumenti digitali, delle piattaforme e dei sistemi di videoconferenza. Per problemi di didattica diffusa, inclusiva, soprattutto situata e di previsione. Un saluto.